ogni commento è superfluo. Momenti di intensa commozione. Viene letto un brano della Genesi, viene letto in ebraico e poi sarà letto anche in italiano. Achar adevarim elle aya devar Adonai el Abraham b'machazel emor. אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי, ודמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אין לי, לא נתת זר. Che narra la visione avuta da Abramo. Il Signore dice ad Abramo che avrà la discendenza nelle stelle. Tra poco questo brano sarà letto anche in italiano. Beimin Badonai, Bayashve Allotse Daka, Bayomere Lav, Ani Adonai, Ashero Tzedika Meurkas Dim, Latet Lecha, et Aaretz Azot Lerishta. Ecco la traduzione italiana. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta ad Abramo in visione, in questi termini. Non temere, Abramo, io ti sono scudo. La ricompensa che riceverai sarà grandissima. Ed Abramo, Signore Dio, che cosa mi darai? Io sono solo. Provveditore della mia casa è Eliezer Damasceno. Poi soggiunse, non mi hai dato prole, il mio domestico sarà il mio erede. Il Signore gli replicò subito, il tuo erede non sarà lui, ti erediterà uno che uscirà dalle tue viscere. Lo fece poi uscire all'aperto e gli disse, osserva il cielo e conta le stelle, se puoi contarle. Ed aggiunse, così numerosa sarà la tua discendenza. Egli ebbe fiducia nel Signore che gliela scrisse a merito. Gli disse poi, io sono il Signore che ti fece uscire da Ur Casdim per darti il possesso di questa terra. Ora viene letto un brano sempre in ebraico del profeta Michea. Beaya Beacharita Yamim, il rabbino della Rocca, è un brano famoso, quello che predice la fine di ogni guerra, il momento in cui dalle spade si forgeranno vomeri e dalle lame salci.
benelicabi o recodav, chi mi ziante zetora, udvar adonai mirushalai, veshafat ben abim rabim, veochiach, legoim atzumim adrachok, vechitetu karboteem leitim, vachanitoteem le mazmerot, loi su goi el goi cherev, velo il medun od milchama, veyashevu איש תחת גפנו ותחת תאנתו בעין מחריד, כפי אדוני צבאות דיבר, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם אדוני אלוהינו לעולם ועד. Ed ecco la traduzione in italiano anche di questo brano del profeta Michea. E avverrà in futuro che il monte della casa del Signore sarà saldo al di sopra di tutti gli altri monti e più elevato di tutte le colline, e a lui affluiranno tutti i popoli, si muoveranno molte nazioni dicendo: su, saliamo al monte del Signore e alla casa del Dio di Giacobbe, in modo che ci ammaestri intorno alle sue strade e noi possiamo procedere nelle sue vie. Allora da Sion uscirà l'ammaestramento e da Gerusalemme la parola divina. Egli giudicherà e ammaestrerà le più potenti e remote nazioni, tanto che spezzeranno le loro spade per farne delle vanghe e le loro lanci per farne delle falci. Nessuna nazione muoverà più guerra contro un'altra, e nessuna alzerà più la spada contro un'altra nazione, e non impareranno più l'arte della guerra. Ciascuno sederà sotto il proprio fico, sotto la propria vite, senza timore alcuno. È la bocca del Signore Seba che ha parlato. Mentre tutti procedono, ciascuno nel nome del rispettivo Dio, noi procederemo per sempre nel nome del Signore, nostro Dio. Ora va al microfono il presidente della comunità israelitica di Roma, Giacomo Zaban, per il suo indirizzo di saluto al Papa. Ho l'onore di darle per primo il benvenuto in questo Tempio Maggiore sulle sponde del Tevere, a nome della più antica comunità ebraica della diaspora, comunità che mi è stato concesso il privilegio di servire. E nel manifestare la nostra soddisfazione di vedere un pontefice romano varcare per la prima volta la soglia di una sinagoga, ritengo doveroso accennare brevemente a quello che è stata la plurimillenaria storia della comunità ebraica di questa città. Stabiliti sulle rive del Tevere quasi 200 anni prima della distruzione del secondo Tempio, i padri di quegli ebrei che abitarono per secoli in Roma vissero qui quali liberi cittadini romani. Piansero assieme alla moltitudine sulle spoglie di Cesare, applaudirono assieme al popolo delirante il trionfo di Augusto. Non furono risparmiati, tuttavia, durante i regni di imperatori meno gloriosi, subendone assieme a tutti gli altri abitanti di Roma le nefandezze e la tirannia. Il loro numero crebbe con l'arrivo dei prigionieri delle guerre giudaiche e questi, prima schiavi ma presto liberti, godettero di una vita relativamente tranquilla. Ne testimonia